Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Teacumina e hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Teacumina non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti, e declinano ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Teacumina, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'80% e l'81% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Teacumina UK LTD e Teacumina Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è, se non sbaglio, forse il quinto appuntamento con me, sempre come sempre, il grande Tony Cioli Pupiani. Io sono Giuseppe Cericola, Country Manager Italia di Teacumina. Breve presentazione del broker: Teacumina è un broker non dealing desk, quindi significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider senza requote e non ci sono limitazioni sulle strategie utilizzate. Potete utilizzare qualsiasi tipo di strategia, lo scalping, l'arbitraggio, e abbiamo una regolamentazione molto forte, la più importante in Europa, l'FCA UK, con fondi segregati e separati dalla società, assicurati fino a 50.000 sterline. Questo limite di assicurazione è stato anche alzato ultimamente dalla FCA, stiamo aspettando che ci sia l'ufficialità, però la copertura dovrebbe arrivare fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è garantita da oltre 10 server sparsi per il globo, e garantisce una media di 0,1 secondo, con spread a partire da zero e commissioni tra le più basse del settore. Non ci sono né costi sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è la mappa dei server di Teacumina, quelli più importanti in Nord Virginia, Londra e Tokyo, e poi ci sono quelli di backup. Potete confrontare in qualsiasi momento l'offerta di Teacumina con altri broker sul sito di MyFXBook, un sito esterno, e confrontare gli spread delle commissioni, e vedete quasi sempre che la casella degli spread di Teacumina si illumina di verde, e ciò significa che appunto le commissioni, gli spread sono più bassi e più vantaggiose. Grazie a queste caratteristiche, Teacumina è stata premiata per 2 anni consecutivi come miglior broker nel 2018 e nel 2019. Allora, la presentazione breve del broker è terminata. Tra l'altro vedo che sono entrate tantissime persone ancora, stanno entrando altri. Allora, ciao Tony, come stai? Che settimana ci siamo lasciati un po' alle spalle? Lunedì siamo stati, sei stato un orologio svizzero, precisissimo, sia sul FTSE MIB, sul petrolio. Davvero, intanto complimenti, mi hanno scritto in tanti per farti complimenti per l'analisi, soprattutto anche per il timing e quant'altro. Quindi, se vuoi un po' commentare la settimana che ci siamo lasciati alle spalle, e poi vedere un po' come affrontare quella, sicuramente tra le più importanti, visto che ci sono di mezzo in questo weekend le elezioni europee. E poi è sempre più importante il futuro che il passato è andato, chi ha dato, chi ha avuto, scordiamoci un passato, come si dice da qualche parte. Bene, allora, quello che è importante vedere, quello che ci tenevo, è come anche le analisi ex post possono essere fatte sulle considerazioni di carattere geopolitico, sulle notizie, su quello che avviene, contrariamente a quanto qualcuno che probabilmente tra da poco sia convinto che conta solo quello che è scritto nel grafico, che tutto il mercato assorbe immediatamente le notizie, non contano nulla, eccetera, eccetera, eccetera. Per carità, uno può anche credere così, anzi, a me fa anche piacere, perché evidentemente è un concorrente teoricamente meno, ma
chi non abbiamo la registrazione, ma sta bene anche che non abbiamo la registrazione, però chi era qui presente lunedì avrà visto, mi ricordo bene quello che ho detto, e che sarebbe stata una settimana di attesa dove difficilmente, era questo che avevo detto, difficilmente gli indici sarebbero saliti, per cui conveniva o stare fermi o giocare al ribasso di rimessa col famoso concetto del tergicristallo. Effettivamente gli indici sono scesi, oggi hanno un fisiologico rimbalzo tecnico, che poi spieghiamo anche i motivi, ma sostanzialmente anche il DAX è arrivato vicino all'11.900 ed era oltre 12.3, mi sembra, il FIB. Il future italiano o l'indice dopo lo stacco dei dividendi è arrivato addirittura ieri sera a 20,95, per cui sulla soglia dei 20.000 punti. Abbiamo avuto anche il Nasdaq che è arrivato al 7.300, anzi sotto, che onestamente avevo dato come livello potenziale di acquisto, e è un po' quello che abbiamo visto. Perché? Perché, ripeto, era una settimana dominata da due market mover essenziali. Uno, reputo onestamente ex post, visto le cose come sono andate, più importante, che è quello della guerra commerciale. Uno, un po' più sommesso come importanza, benché c'era, è quella delle imminenti elezioni europee. E quindi abbiamo visto anche il Bund, avevo segnalato come potenziale rialzo, qualche cosa stando ai dati di questo momento che sto parlando, il Bund vale 167,17 in questo momento, per cui è effettivamente cresciuto. Ieri è arrivato anche a 167,40, però a onore del vero, martedì e mercoledì ha avuto un drawdown abbastanza importante, fino ad arrivare alle soglie del 16,40, anche un pochino sotto, 166,40, scusate, e quindi ha avuto un andamento molto molto volatile, contrastato per poi arrivare nell'imminenza delle elezioni ieri addirittura al nuovo record storico per quello che riguarda il future di giugno, fino addirittura a fare 167,40. Avevamo visto, mi sembra, la settimana prima 167,41, e insomma è andato sui massimi. Che dire, quindi si è potuto anche tramite la fotografia di quello che stava succedendo, cercare di intuire quelle che poteva essere un'operatività basata sulla prudenza, che doveva invitare non andare long, ma eventualmente cercare di entrare sul rimbalzo. Oggi assistiamo a un rimbalzo abbastanza importante, perché il nostro indice guadagna l'1,23%, però ricordiamo che ieri ha perso il 2,14%, il Nasdaq guadagna lo 0,60% in questo momento, però ieri ha perso quasi il 2%, il DAX guadagna un po' meno, un pochino meno forte, oggi mezzo punto percentuale, ma ieri aveva perso l'1,6-1,7%, e così insomma grosso modo tutti gli altri indici. Perché? Perché come sempre succede, per cui impariamolo anche per le prossime volte, prima lezione, sappiamo che Trump, l'amministrazione americana, Trump, i suoi consiglieri, la banca centrale americana vogliono tenere in qualche modo, sostenere la borsa, e quasi sempre ci riescono. Per cui quando avviene una o due giornate di seguito molto brutte, come quella di ieri, giornate o questa, di questa settimana, noi sappiamo che il vero market mover è stata la decisione su Huawei, che effettivamente comporta delle penalità al settore tecnologico, perché dal momento in cui un colosso cinese come Huawei viene inibito e viene sanzionato dall'amministrazione, da Trump, e addirittura gli si dice di metterlo nella blacklist, ma non solo, anche un'azienda importantissima come Alphabet, Google, decide per i futuri telefoni che dovranno essere venduti di non far girare alcune applicazioni come Google Maps che si interfacciano ad Android, voi capite che per un colosso del genere è un qualche cosa veramente di clamoroso. È di clamoroso perché parliamo di un'azienda
importantissima che ad esempio in Italia credo non ci sia nessuna azienda della sua capitalizzazione, per cui un colosso del genere. E poi c'è l'indotto, abbiamo visto che anche i fornitori di Huawei effettivamente, che sono anche quotati al Nasdaq, avrebbero a loro volta delle difficoltà. Però, come spesso succede, quando ci sono queste situazioni, poi Trumpone in qualche modo prova a aggiustare il tiro. Non ho seguito benissimo, però sentivo, leggevo qualche cosa, pare che nella notte abbia detto sì, però questa guerra cerchiamo, la solita, non voglio entrare, guarda, non ho neanche piacere di leggere bene quello che ha detto, però noi sappiamo già a memoria che quando il mercato perde il 2%, vedi un indice americano sul meno 2, subito nella notte o nella mattina europea, primissima mattina europea, c'è una dichiarazione volta o sua, o di Mnuchin, il suo segretario del tesoro, o anche può essere qualche membro della Fed, di Powell stesso, volta a stemperare la situazione. Per cui ci può essere una dichiarazione di Trump che dice abbasseremo i tassi, un'altra dichiarazione che può dire sì, però questa guerra commerciale siamo vicini alla soluzione. Oppure ci può essere un'altra soluzione. Ok, Huawei, questa roba che doveva partire da domani, la facciamo partire tra 3 mesi. Oppure può essere i dazi sull'Europa, settore automobilistico, li procrastiniamo di 6 mesi. Guardate, con un timing perfetto, in maniera la speculazione di borsa, tanto attende queste borse, con un timing perfetto nel momento della crisi. Sempre, sempre una motivazione che viene sparata a mercato aperto, omnicomprensiva, diciamo di tutti i generi, per cui dai tassi Fed alla guerra commerciale a Huawei, non gli facciamo più le multe, liberiamo la figlia di Huawei, adesso un po' enfatizzo, o procrastiniamo, abbiamo detto, i dazi dell'automobile tedesca, un qualche cosa che fa riportare sulle quotazioni e oggi lo vediamo con un Nasdaq, bene o male, che ieri sera a quest'ora, un po' più tardi, abbiamo visto anche 7,2. E 62 mi sembra, insomma, era abbondantemente sotto i 7,3, riprendersi 100 punti, così anche gli altri indici, anche lo stesso Standard & Poor's, che era vicino a sotto i 2008, riprendere qualche quotazione. E questo cosa ci insegna? Che in queste situazioni qui, quest'anno per il momento dobbiamo convivere con queste situazioni, per cui chi opera in borsa, chi fa intraday, chi fa operazioni a 1 o 2 giorni, come un po' credo quelli che ci stanno ascoltando fanno, dobbiamo entrare in questa considerazione. Quindi tutte quelle speculazioni, parlo io, mi prendo la responsabilità io di quello che dico, volte alla rottura di una resistenza che ti porta a 24.000 di FIB, che ti porta a 3.100, tutte quelle rotture lì hanno poco senso, specialmente anche a ribasso, perché effettivamente c'è sempre una che funge da market mover, che ribalta la situazione, che ribalta la situazione. Quindi il trend, come sostengo quasi sempre, nel caso di chi opera ovviamente con time frame relativamente ridotti, è questo che voglio portare, non dico a livello di investimento, ma un trend per chi opera in time frame ridotti, in questa situazione siamo usciti da quella logica che ci ha accompagnato fino al mese di aprile, di rialzo esasperato, costante, tutti i giorni. Adesso, dal 2 maggio, siamo in una situazione di volatilità, si è alzato il VIX, si è alzato il contante, cioè si è alzato addirittura il VIX ogni tanto va in backwardation, vuol dire che addirittura il livello di volatilità implicita che si desume dalle opzioni è diventato più alto di quello che è considerato medio dagli operatori. Insomma, ci sono un sacco di situazioni di non stabilità di opinione. E una di questi market mover, oltre alla guerra commerciale, sono anche alcuni dati macroeconomici non belli. Alcune aziende come Panasonic, ad esempio, ieri giapponese, che si è allineata e lì per di Trump, e sicuramente anche
le elezioni europee, che comportano dei rischi di instabilità. Questo però fino a lunedì, fino a martedì, fino a lunedì. Poi dopo vedremo anche questi risultati, li commenteremo subito lunedì mattina. Da lì può darsi che trend diventi your friend, per cui effettivamente i principi dell'analisi tecnica, della grafica abbiano una rispondenza e quindi può darsi che si ritorni verso cercare i nuovi massimi, come può darsi invece che si debba continuare a soffrire con una volatilità di questo genere. Per quello poi concludo questa prima parte, insomma, che riguarda me. Effettivamente c'è un qualche cosa che ho notato, c'è un qualche cosa che ho notato, però insomma il Bund è tornato sui massimi, adesso usufruendo anche del recupero delle borse, perché il Bund tendenzialmente, anche se non è correlato nel medio periodo all'andamento dei mercati azionari, in brevissimo è correlato, il Bund in qualche modo segnala che non c'è quell'attenzione, quella preoccupazione che c'era fino a ieri, perché da 167,35, insomma, un po' sceso a 167,17, il BTP italiano, in maniera anche sorprendente, guadagna un 0,7, si porta addirittura a 131 punti, cala in maniera importante lo spread, e questo mi fa dire, solo guardando gli elementi, che forse anche il risultato olandese, che è l'unico che è stato reso noto tra l'Europa, faccia fare delle considerazioni di mancanza di quella paura che ci sia un sovvertimento dell'establishment, per cui una vittoria importante di tutte le forze populiste che potrebbero portare delle destabilizzazioni, positivo o negative nel lungo periodo, questo non sta a me a dirlo, però sicuramente negative dal punto di vista dei prezzi per qualche giorno, anche se poi anche lì non è detto, perché può darsi che anche con tutti i populisti, oppure col sovvertimento delle regole europee, eccetera, poi si vada nel medio periodo anche più avanti di quello che abbiamo visto. Questo no, non è veramente difficile. Per cui quello che vedo io e quello che probabilmente farò io, poi lo vediamo nella prossima mezz'ora, è quella sorpresa di provare, tanto mi espongo, ma lo faccio io, non lo consiglio. Io credo di rischiare un overnight long, e poi vediamo che cosa. Giuseppe, dimmi te se vuoi sapere qualche cosa, c'è qualche domanda. No, io ovviamente non oso mai interromperti perché è un piacere sempre ascoltare le tue analisi. E, nel frattempo, comunque, vedo che ci sono già qualche domanda per te, tra poco te le passo. Stavo guardando il livello del DAX, un livello su cui sono entrato long. Mi piaceva questo livello a 12.020. Un tentativo di entrata long, e tra l'altro ho fatto anche una piccolissima scalpata sul livello di 1280 sul gold. Sono d'accordo con te, comunque in questi momenti è sempre consigliato. Vedete, io rispetto alle size che avevo utilizzato nei precedenti appuntamenti l'ho dimezzata perché non vorrei, come usa il termine Tony, rimanere insaccato, rischiare di essere insaccato durante il weekend, quindi adesso ho provato questa scalpata sul DAX, però a size ridotta. Quindi il consiglio che mi sento anche di dare è quella di, comunque, se ci sono ovviamente le opportunità di negoziarle, ma magari anche di farlo con una leva inferiore, proprio perché con le imminenti elezioni europee si rischiano comunque delle aperture in gap, e poi bisogna ricordare che lunedì c'è festività, è chiusa sia a Londra che a New York, quindi ci sarà sicuramente meno liquidità sui mercati, anche un po' poi le quotazioni ne risentono con le esecuzioni che non sono come ad esempio come abbiamo durante le fasi di liquidità. Tony, io ti giro qualche domanda.
Allora, tra l'altro ieri, Alessio scrive, tra l'altro ieri ho visto passare su Fibone 3.000 contratti buy sul minimo, può avere qualche importanza questa osservazione? Oddio, 3.000 contratti sul FIBA, Alessio, forse l'hai visto passare, non quelli sul mercato regolamentato idem, ma sono quei contratti che si passano a livello di grossissime istituzioni che non passano attraverso il book, perché 3.000 e poi vengono segnate però, per cui... sì, beh, 3.000 sono veramente tanti, eh. Io ho visti 300, 400, 600, ma 3.000 sono tanti. Sai, c'è sempre uno che li molla e uno che li vende, uno che li compra e uno che li vende. Questa è la risposta più immediata che mi viene da dire. Per quello che riguarda la mia idea, che qui però può essere un punto di svolta, siamo arrivati ieri proprio in serata 20 e 100, in maniera strana, anche se poi la reazione dell'Italia è stata discreta. Abbiamo fatto, chi mi segue tra di voi sorridirà, il mio 1,90 di Banca Intesa, che era il mio entry point buy dato e ridato in centinaia di volte. Per ora sono stato fortunatissimo perché 1,90 è stato un'entrata spettacolare. Abbiamo fatto. Non siamo arrivati all'11,9, al 19,9 che mi aspettavo, però ci sono stati dei volumi, come mi diceva anche, abbastanza importante sui minimi di giornata. Poi c'è stato il tweet di Trump, la movimentazione dell'Asia, che ha aiutato, però c'è una cosa inequivocabilmente da dire. Oggi l'Italia sta sovraperformando in maniera importante. In maniera importante è quello che vedo più tonico di tutti, che mi ha sorpreso, sono sempre contento, è il BTP, che era là, ciondolava sotto i 129 solo la settimana scorsa, addirittura siamo arrivati a 131,01, per cui in un quasi massimo di periodo. Ecco, un altro consiglio che do. Dal punto di vista mediatico, telegiornali, Canale 5, Sky, anche gente che va su Sky e parla sempre dello spread, perché lo spread è il termometro che sta a significare che il debito pubblico italiano, se lo spread aumenta, allora noi paghiamo di più di interessi. Ma insomma, è molto impreciso. Grosso modo è giusto quello che dicono, ma grosso modo noi paghiamo gli interessi solo se il BTP scende di prezzo e per cui i nuovi collocamenti sono più onerosi, ma se lo spread si allarga perché il Bund va a negativo meno 0,50 e il BTP al tempo stesso guadagna, sì, ha un significato, ma non è detto che noi ci rimettiamo. Noi in questo momento abbiamo uno spread ancora importante, è vero, perché il BTP è sui record storici, rende negativo e quindi anche un titolo italiano che dal 2,70 sembra questo spread a 2,70 enorme, però se il Bund rendesse l'1%, che è una cosa normale, ecco che lo spread sarebbe a 170, tutti a esultare spread a 170, spread a 170, ma di fatto gli oneri del servizio del debito pubblico italiano sarebbero identici. Questo giornalisti, esperti economici, gente che va in televisione sui maggiori non ha ancora capito, però mi sfogo perché è clamoroso che non si capisca. Quello che conta, io che consiglio, guardiamoci il Bund, che è importante, Bund che si apprezza vuol dire pericolo, guardiamoci il BTP che opera sull'Italia, ma non legato al Bund, un bel BTP che ti spara in alto. Quel rally che ha fatto stamattina ti sta a dire: attenzione, Italia oggi è figa perché gli operatori internazionali lavorano sulle obbligazioni italiane principalmente, cioè le obbligazioni sono anni luce. Io farò anche dei corsi o qualche cosa che ho notato in questi giorni qui, ma le obbligazioni, sto guardando molto le obbligazioni, sono un market mover anticipatore di qualche minuto rispetto all'indice, per cui altro che Bollinger, quelle bande, tutti i programmi che dicono, noi ci guardiamo come va il Bund, il BTP, e io, ragazzi, vi assicuro che qualche volta ci guadagniamo qualche cosa. Ad esempio, l'altro ieri, faccio degli esempi,
pratici, perché me lo ricordo, a un certo punto il Bund, che era 166,50, ha fatto una sparata di 20-30 pip nel giro di pochi istanti. Bund è difensivo, per cui il flusso di denaro andato a protezione è venuto giù tutto dopo un quarto d'ora. Per cui ho visto sparata sul Bund i mercati che ancora sonnicchiavano dopo 20 minuti. FIB italiano, DAX tedesco, future degli indici europei, dopo un quarto d'ora che sono scesi perché il Bund andavano tutti in protezione, tutti la liquidità andava sulle obbligazioni, protezione, non so che è successo, e poi il crollo, crollo, insomma, un centinaio di punti di FIB. Ecco questo che mi piace insegnare. Oltre alle altre cose, però. Tenetevi sempre in osservazione per chi opera sull'Italia, Bund e BTP. Bund, se si apprezza, vuol dire sfiga, vuol dire attenzione, c'è il denaro che va in protezione, si sposta dagli asset class azionari e va in protezione sul Bund. BTP che si apprezza non è come il Bund, è l'opposto, vuol dire che c'è riscon sull'obbligazionario italiano e porta bene all'Italia. Lì vanno in parallela, per cui Bund. Se si apprezza, sfiga per l'Italia. BTP, se si apprezza, invece, ok, l'Italia. È ovvio, lo dico subito perché quando provo a spiegare queste cose non è proprio matematico, altrimenti non sarei qui. Io mi diverto a fare queste cose, però sarei sulla mia barca, sarei contornato di indossatrici, bellissime cose. Invece, ovviamente, funziona spesso, ma non funziona sempre, per cui qualche volta. Ovviamente è un vantaggino che ci prendiamo, ecco, questo è giusto spiegarlo per ragioni notevoli, però visto che qui con Techmin cerchiamo di fare anche educazione finanziaria, credo che sia giusto dire questo. Assolutamente. Alessio poi completa il suo commento dicendo di averlo visto sul livello di 20.200 sul Tiger. Quindi. Sì, io mi ricordo l'ha detto Alessio, però sai, i grossi 3.000 pezzi sono tantissimi. Se tu l'hai visto, vuol dire che sono passati in un mercato solo per gli istituzionali, però per regolamento alcune piattaforme lo devono segnalare. Questo va benissimo. E sicuramente è importante, però non è mai un qualche cosa che ti lascia fare delle considerazioni, perché qualcuno le ha mollate e qualcuno le ha comprate. Per cui. Insomma, va bene, ma non va bene. Insomma, serve se, ma insomma, io lo vedo e dico, vabbè, speriamo che vada dalla parte dove spero. Ecco, diciamo che io la ragiono così. Allora, poi Mario chiede, allora, sul FIB già comunque speso diverse analisi ed è chiara anche un po' comunque l'idea per il post elezioni. No, con Tikmil noi non facciamo le azioni, però anche diciamo, per correttezza nei confronti di Mario che ci sta seguendo, chiede che cosa ne pensi di Intesa e Deni. Se puoi spendere un paio di minuti su questa azione, anche se diciamo non è il nostro core business, ma va più che bene. Va bene, lo diciamo. E Intesa, secondo me, a 1,90, per cui siamo in questi prezzi qui. Adesso costano 1% in più, però 1,90, 1,88, 1,90 è un prezzo. È un po' quello che abbiamo detto lunedì scorso. Insomma, è un prezzo sostanzialmente. È vero che ha staccato il dividendo, però. Anche questa storia dei dividendi, il dividendo è 20 centesimi, era 19,8, ci paghi il 26% di tasse e lì è una tassazione secca, inevitabile per chiunque, perché non è che se hai il credito d'imposta non lo recuperi, lì lo perdi, è una cedolare secca. Quindi sono 14 centesimi netti, 1,90 vuol dire 2,04 cum. 204 cum col dividendo è già un gran prezzo, per cui uno dice: ah, ma hai preso il dividendo? Ecco il cavolo, però chi l'ha preso ieri a 1,90 lo prende, insomma, a 1,90 la paga 204 col, è la stessa identica cosa, anzi meno di 204 se andiamo a fare i conti. Per me è un prezzo che adesso diventa interessante, lo doveva fare perché l'anno scorso ha dimostrato tante volte quanto questo 1,90 fosse d'attrazione, appena si staccava in rialzo, boom, lo riportavano giù, appena scendeva 1,88, 1,87, 1,90, 1,90 è un punto d'attrazione,
Però in una logica, sempre che l'Italia non vada in devastazione, adesso aspettiamo, a me piace, chi me l'ha chiesto, se mi ha chiesto Eni, ma che intesa lo sa, stesso discorso con l'Eni, a me, credo, avete visto il petrolio, chi mi segue, qui mi stimo perché, insomma, quando uno, veramente con sfrontatezza, senza mezze parole, ho detto 10 volte, quando ero a 62, 63, 64, mi aspetto entro qualche giorno la rottura dei 60 fino a 58, è così andata. È così andata e spiegavo il perché: perché Trump lo vuole basso, perché poi c'è un sacco di produzione, c'è un sacco di offerta e le scorte sono sempre abbondanti. Quindi, se anche c'è una crisi in Libia, se c'è una crisi in Venezuela, se c'è una crisi in Iran, c'è sempre qualcuno pronto a sostituire. Così è stato. Per cui. 58. Io ho letto il bilancio, il rapporto del bilancio ENI, già che ci siamo, poi chiudiamo anche se Tikmin non le fa, però è interessante. Nella relazione di bilancio dell'ENI, il presidente Descalzi ha, se lui adesso non vuole dire sì, ha promesso un dividendo analogo, per cui una buona redditività fino a che il petrolio tenga, deve tenere i 55-56 come media, per cui attenzione, per cui con 55 possiamo sperare che grosso modo le cose vadano come nel 2018, nel 2019. Sotto ovviamente l'Eni verrebbe penalizzata e lo capite benissimo perché, perché i margini di contribuzione sono proporzionali al prezzo del petrolio, quindi una diminuzione sensibile del prezzo, non so, a 45 dollari, farebbe sì che i margini calino del 20%, 55 sta a 45, è un 20%, e su tutto è un 20% per un colosso come l'Eni, è tanta roba, per cui evidentemente l'Eni è legata al prezzo del petrolio. Secondo me, però, 55 dollari è un prezzo più che plausibile e dovremmo starci, insomma, 63 è caro, 50 è poco, 55 è giusto. Ok, grazie Tony. Allora, breve aggiornamento sul DAX. Sembra, allora, la posizione attualmente è in leggera perdita, ha mollato il 12.000, no, adesso è 12.010 quotazione Tikmil. Entro con un'altra size, qualora dovesse toccare il livello di 11.985, entro con il sistema con l'espertino che vi ho fatto vedere anche nei precedenti interventi. Allora, adesso c'è una domanda di Giuseppe, qui Tony rispondo io perché io so che non segui molto le valute, mi chiede, non so se tu hai un parere sulla sterlina dollaro, se la stai seguendo, altrimenti comunque do il mio punto Vabbè, di il vista. tempo dico io. Vai, vai. Allora, sterlina dollaro, io consiglio sempre sulle valute di fare due sempre valutazioni, vedere come sono esposti i grossi speculatori, e dare poi uno sguardo sul comportamento dei retail dal sito di MyFXBook. Quello che emerge sulla sterlina dollaro in maniera molto lampante è che i grossi speculatori poco prima del rialzo della sterlina, quindi parlo da questa zona qui di area 1,30, hanno caricato delle posizioni short e da lì la sterlina è venuta giù. Che cosa è successo poi? I retail che di solito comunque lavorano sempre contro la tendenza primaria hanno iniziato ad aprire grosse posizioni, quindi fino ad arrivare a dei volumi molto alti, intorno al 90%, e purtroppo ovviamente la sterlina è andata dalla parte opposta. Adesso abbiamo un 86% long, quindi sulla sterlina dollaro, Giuseppe, non so adesso la tua esposizione, però io non ho alcuna indicazione indicativa se non quella di seguire comunque l'analisi retail, e se stai cercando delle operatività long, di quantomeno di aspettare che questa percentuale ritorni su delle posizioni di equilibrio, perché attualmente l'esposizione è molto rialzista da parte dei retail, non perché loro vadano a muovere il mercato, ma sono un ottimo indicatore contrario, e quindi io aspetterei prima di entrare long. Lo short è molto in ritardo, proprio perché andava preso a 1,30, sia appunto per l'incrocio dei retail, anche perché dal COT report, che tra stasera tra l'altro ci sono i nuovi aggiornamenti che potete andare a vedere sul sito di Investing.com, vedremo anche come si sono posizionati i grossi speculatori sulla sterlina. Quindi, se stai cercando dei pattern rialzisti,
quantomeno di fare queste due valutazioni. Quindi prima vedere un'occhiata stasera al Quarter Report e poi capire un po' come si muovono, tra virgolette, i nostri colleghi e vedere una zona di equilibrio sulla sterlina, perché attualmente la pressione ribassista è troppo forte. Quindi sostanzialmente questo. Tony, non so se tu segui No, comunque la allora, sterlina. l'argomento lo conosco perché ti leggo e l'ho sentito anche stamattina su Vision Forex e mi piace molto, no? Cioè, effettivamente, diciamo, il carro troppo pieno, io feci un post famoso un anno e mezzo fa, il carro troppo pieno non va avanti perché è troppo pieno, per cui c'è questo ragionamento, quindi se c'è troppi retail in una posizione, aspettiamo che si scarichi un po' prima di entrare, giusto? E questo. Esatto. Soprattutto queste valute funziona molto bene, a differenza comunque sugli indici non abbiamo questi tipi di informazioni, però sul Forex, proprio perché al di là che ci sono degli studi comunque statistici, vediamo che la maggior parte dei trader perde e io, essendo anche dall'altra parte, no, dal broker, vedo comunque l'operatività di molti trader che qual è quella di, ovviamente se viene fatta con criterio. Dopo delle analisi, come ad esempio fai tu la famosa tecnica del tergicristallo, perché ovviamente ti aspetti che prima magari di una news ci sia comunque incertezza e vai a vendere gli eccessi oppure li vai a comprare. Mentre sul Forex ci sono altre dinamiche, quindi capita spesso che i trader retail, che magari sono anche sottocapitalizzati, vanno ad operare in martingala, quindi aumentando sempre l'esposizione. E quindi vanno a lavorare contro la tendenza, quindi ad esempio non vanno a guardare la politica dei tassi di interessi, non guardano appunto se ci sono delle news importanti che potrebbero destabilizzare una valuta piuttosto che un'altra, semplicemente quando una valuta va da una parte, quindi non so, va in un eccesso, loro continuano ad aprire posizioni contrarie e questa è la genialata di MyFXBook, loro che cosa hanno fatto? Si sono andati a prendere tutte le posizioni dei trader che a livello globale, quindi non solo su Thinkmill, ma con tutti i broker che utilizzano MT4, MT5 e anche la Ctrader, e praticamente vanno a vedere che cosa fanno i trader retail e poi vanno a piazzare questo grafico. Se voi vi andate a guardare sempre questi grafici, noterete che quando parte un trend, i trader retail non si trovano mai dalla parte giusta, vanno sempre contro, quindi ovviamente questo va bene nelle fasi laterali, ma queste fasi vanno comunque individuate, e dietro deve esserci un'analisi di un certo tipo, mentre fatta così al buio, la cieca può essere molto pericolosa e poi le statistiche sui trader retail parlano chiaro. Quindi io come proprio ve lo dico, e anche come educazione cerco di, educazione didattica, cerco ovviamente oltre a invitare personaggi di spessore come te, Tony, cerco anche comunque di dire la mia con delle osservazioni che faccio tutti i giorni. Quindi No, questo è un no, po'. a me piacciono questi metodi qui. A me piacciono perché l'osservazione clinica di quello che succede sono dei ragionamenti giusti, per cui anche abituarsi a formalizzare un metodo di entrata, ad esempio, sulla diminuzione dell'eccesso dei trader retail che sono tutti in una direzione. Sicuramente nel lungo periodo può darti dei vantaggi, no, sicuramente al 100%. Per cui mi piace come criterio anche perché poi noi quando sappiamo come entrare, insomma, è chiaro, uno può avere pattern di consolidamento del grafico, però insomma, specialmente anche con la sterlina è tutto un andirivieni, eccetera. Io posso dire in genere che quando, come in questa situazione qui, oggi c'è stata il fatto che la May abbia dato azioni in maniera ufficiale, era già trapelato, e quindi può darsi che ci sia una conclusione anche della discesa della sterlina, però sì, insomma, evidentemente al di fuori dei retail o no, è tutto da vedere quello che succede. E veramente anche, cioè, seguo le logiche di carattere delle news, di carattere politico, la sterlina, questo non sono in grado. Sicuramente la sterlina vale di più. Ecco, so che sicuramente la sterlina 1,34, 1,35, il suo valore
E in questo momento sta soffrendo in quel modo lì, anche se adesso sta reagendo proprio perché il caos fatto dalla Brexit ha fatto sì che sia stata penalizzata in quel modo lì. Però da dire da qui, poi dipende il solito time frame. Sicuramente se mi dicono da qui a 2 anni, 1,2680 la comprerei. Da qui a dire poi. Da qui a lunedì cosa farà? Non sono in grado di saperlo. Mentre, così lo dico, io credo, anzi lo dico, aspettavo circa aria 3,20, 3,30 se lo fa, ma in ogni caso, parlo di film, scusate, parlo di indice FTSE MIB che finalmente l'abbiamo. Sia i contratti CFD di Tikmil sia il mercato regolamentato siamo sostanzialmente in linea, per cui io in area, io verso la fine, un paio di fiboni me li compro, così diamo l'operatività il lunedì, prendiamo gli sbeffeggi, e sto overnight long. Sto overnight long perché? Perché vedo il FIB veramente comprato, imperturbabile. Abbiamo avuto anche il Nasdaq che adesso è sceso 40 punti dai massimi. Un DAX un po' così e così. Il DAX forse è disturbato dal fatto che l'euro-dollaro ha recuperato 1,12, mentre il DAX è sensibile alla forza dell'euro, cioè spera che l'euro sia basso per ovvi motivi. L'Italia un po' meno. L'Italia è più sensibile al BTP. Se ne sbatte dell'euro-dollaro ed è sensibile all'IBI perché le banche sono quello che fanno. La mia impressione oggi, diciamo che chi mi segue, tolgo da oggi o da lunedì la mia veste negativa sul FTSE MIB e rientro nella mia più consuetudine visione di rialzista. Ecco, io ho fatto un post sul mio profilo un mese fa, dove c'era scritto previsione, e dicevo che secondo me il FTSE MIB fino alle elezioni sarebbe sceso giù, e adesso le elezioni ci sono. C'è una reazione che un po' mi dispiace perché speravo di fare la spesa a prezzi più convenienti. Non ho operato ieri perché pensavo che oggi ci fosse ancora un po' di inquietudine, però vedo che il mercato è solitamente più furbo, ha approfittato per spingerlo abbastanza bene. Ho visto un grande future italiano, un po' cedente adesso, ma sempre a livelli altissimi, cedente perché indubbiamente un Nasdaq che ti perde 50 punti non può rimanere indifferente anche al FTSE MIB, ma con un BTP 131 non lo so. Io rischio ufficialmente, con i rischi lo faccio per davvero, rischio un long BT, un long, no, BTP no, perché ormai è scappato a 131, non lo rischio. Però un long FIB su aria, su prezzi finali, io me li compro, ecco questo per dire. E cambio anche qui. Ufficialmente la mia visione sul mondo da longhista, chi era con noi lunedì scorso, venerdì, ero sempre long ultimamente, bond, anche se è assurdo andare long sul bond perché i rendimenti sono negativi, però in questo senso di paura, di protezione, eccetera, non rischio magari lo short prima delle elezioni perché potrei farmi veramente male, però io credo che se uno vuole rischiarlo con una size modesta, credo che se le elezioni non siano. Io sono indipendente, lo dico chiaramente, io vado a votare quello che conviene a me sulle mie posizioni. Faccio una figura di merda, lo so, non lo dite a mia moglie, se io ho delle posizioni tendenzialmente. No, questo è un modo sintetico per dirvi che io cerco di essere veramente neutrale e dare la mia view in base a quello che vedo. E sicuramente se gioco a rialzo, spero che vincano, le forze tradizionali, insomma, che Macron, ad esempio, vinca in Francia, spero, ad esempio. Se invece vado a ribasso, e mi è successo anche, spero invece che vinca Le Pen, che vinca. E che succeda quello che serve per andare a ribasso. Questo lo faccio davvero perché d'altronde
Attenzione Tony, che è la tua controparte, perché Alberto scrive: io sono diametralmente opposto a Tony, vendo euro e azionario. Quindi, e poi fa ovviamente la faccina seduta con questa tesi. Onore Alberto, ma anche che si espone e ce lo dice prima. Io sempre, e poi va benissimo uguale, però siamo qui per dire, io tra l'altro sto facendo l'ETCAP, per cui dopo le operazioni si vedono per forza, o le faccio vedere tranquillamente, per cui io faccio contro, non contro, contro il senso buono, contro Alberto, secondo me. Purtroppo un po' mi rode perché c'è la partenza del film, però io provo un minimo di grip. Non mi attendo delle grossissime differenze, eh? Non mi attendo delle grossissime differenze perché i risultati sono su 28 stati e 28 stati è un variegato dove non ci può essere un risultato nero rosso, o rosso, nero o bianco, per carità, ci può anche essere, ma sarà contrastato. Per E quindi cui giustamente a un'eventuale crisi di governo italiana per il post elezioni. ci può essere la crisi Italia? Sì. Beh, sì, però non penso lunedì mattina alle 9:15, magari alle 9:30. No, io sono molto veloce, cioè se a me mi fa un bel gap up, poi se magari gioco short è forza per la crisi, oppure forza. Esatto, così in questo modo rispondi anche a Giuseppe che chiede il target long di questa dell'Italy 40, quindi l'hai spiegato adesso che. Sai, l'Italy 40 dipende. Io magari già ho un 20, poniamo sui prezzi adesso, già ho un 26,50, un 27, un 27 sarebbe graditissimo, lo firmo, vendo, rivendo, mi shorto. Cioè, io purtroppo opero in questa maniera qui e credo che sia l'unico o uno dei pochissimi sistemi. Cioè, io sono sincero, qui con voi ormai sono sincero. Io ne conosco tanti di trader, ma di valutatori che tengono, o sono gente molto ricca, che è ricca e quindi ha tutto il suo portafoglio, che gli generi degli utili nel lungo periodo vorrei andarla a vedere, però insomma così. Ma io che ci vivo davvero, non vedo, e quei pochissimi che ci vivono davvero, vi assicuro che sono pochi, meno di quelli che si dicono, meno di quelli che si dicono, per cui io non credo neanche al Te lo 10%. confermo Tony perché vedo comunque dal broker e poi ho lavorato anche per una banca, famosa banca trading online italiana e c'erano molti portafogli in sofferenza, quindi non so se high-end Io ho fatto anni, anni, anni da un agente di cambio, anni, anni, anni da un investitore, anni, 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 purtroppo tantissimi anni, so benissimo come stanno le cose. E io per quello che posso dire io, anche se è difficilissimo, credo che chi riesca stabilmente a fare dei guadagni, quei pochissimi, lo facciano tramite operazioni, mordi, fuggi, flat, long, short. Long, short, flat. Io ogni tanto lo faccio, faccio su un altro portafoglio delle valutazioni, faccio delle cose bellissime, delle porcherie gravissime, ma probabilmente il vizio di fare delle valutazioni me lo pago, io il vizio di fare le valutazioni me lo pago grazie alla mia attività di scalping. E dico la verità, cioè io sono un grandissimo, per me molto. Per me sono oggettivamente bravissimo nello scalping e mi foraggio le libidini del gioco di borsa, perché mi piace anche a me dire il bull crolla, il bull sale e rimanere lì in posizione un mese e tendenzialmente ho fatto delle bellissime cose, ma anche delle porcherie che per ripagarle ho dovuto fare tante piccole operazioni avare, dove effettivamente se faccio solo questo ritengo. Non credo che ci sia uno che possa parlare con me. Non può parlare con me nessuno in Italia, però voi pensate, cioè ci mettiamo lì, ho chiaro, una giornata di guardate, ma nel lungo periodo non credo che abbia rivali. O magari uno può dire Borsi, ma Borsi adesso fa altre attività, però credo che non ci sia proprio storia con nessuno, dal mio punto di vista. Poi, nello scalping, penso così. Per cui, Assolutamente concordo, Tony. grazie. Allora,
Tre quarti d'ora sono volati, quindi abbiamo fatto una completa panoramica, anche ci siamo, Tony si è esposto, quindi più di questo, veramente più di questo non saprei dirvi altro. Allora, vediamo se c'è qualche domanda ancora, ma direi di no, abbiamo detto tutto. Ok, bene, allora io vi do appuntamento a lunedì. Prossimo, quindi tra dopo il weekend alle 8:45 siamo qui. Io vi lascio con la posizione del DAX che è un po' speculare a quella del FTSE MIB di Tony, credo che comunque avranno lo stesso destino, visto che comunque questo è anche rialzista. E niente, quindi poi lunedì commentiamo, come dice anche poi Giuseppe, no, non martedì alle 9, Giuseppe, lunedì. L'appuntamento è lunedì alle 8:45, non martedì. Quindi confermo lunedì 8:45 siamo di nuovo qui. Grazie a tutti e grazie Tony, come sempre. Allora, io ringrazio anch'io, è bellissimo. Io ho chiesto a Giuseppe di non pubblicizzarlo troppo, perché secondo me un webinar così si passa, dove io mi metto a nudo, provo a spiegare le cose, meno lo vedono, per me meglio è. E quelli che lo vedono devono essere persone elette, qui adesso un po' gioco, ma devono essere persone, insomma, che sono convinte di sentire qualche cosa almeno di divertente. Magari io spero sempre di insegnare qualche cosa, spero. Se non insegno, Assolutamente. gratis e pazienza. Mi fa piacere che c'è una costanza, una crescita enorme di partecipanti live, enorme, perché abbiamo visto un picco di quasi 90 persone live, per cui con il filmato è un numero su un webinar dove devi anche iscriverti, è un numero che raramente vedi. Bene, ringrazio tutti. Io adesso vi lascio perché devo andarmi a comprare sia per l'IT Tour, che c'è un disgraziato che mi è andato davanti, bravissimo, non so come ha fatto, per l'IT Tour, sia per il mio portafoglio personale. Vado a tentare sta spaccata col FIB, e se perdo, perderò l'IT Tour e perderò dei soldi, ma la perdita è un componente obbligatorio dell'attività di ogni trader. Chi non perde mai, ricordatevi, chi non perde mai o non sentite mai perdere, è tutto tranne che un trader. Grande Tony, con questa pelle chiudiamo. Grazie a tutti, buona Ciao, serata. grazie.